di là degli annunci del governo, il livello di tassazione non è affatto calato. Partiamo per esempio appunto dalla tassazione immobiliare. La TASI addirittura rischia di essere di entità superiore rispetto alla vecchia IMU. Così anche si paventa un aumento del contributo unificato nel decreto che adesso è al vaglio della Camera. Sono aumentati per esempio i prelievi per gli smartphone, i tablet, e anche le accise sui carburanti sono in costante aumento. A tutto questo non si accompagna una ripresa dei parametri economici. Il debito pubblico ha fatto registrare un nuovo record pari a 2.166 miliardi di euro e anche il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli pari al 12,6% e il tasso anche di povertà è in costante aumento. Chiediamo quindi a Renzi di chiudere al più presto il capitolo delle riforme costituzionali e magari di dedicarsi in maniera onesta e trasparente a queste riforme e di immediatamente mettere mano ai provvedimenti economici di cui il Paese ha immenso ed urgente bisogno. Grazie.